Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su una nuova serie, signori. Ebbene sì, siamo su The Order. Siamo su The Order, l'ho veramente aspettato tantissimo da quando ho guardato l'E3, sinceramente. Quindi l'ho veramente aspettato tanto e lo voglio giocare con voi. Sapete che io come sempre vado prima a vedere un attimo le impostazioni, ci rivediamo subito. Dai, signori, non... Allora, la cosa che mi spaventa un po' sono queste bande nere, sinceramente. Queste bande nere non mi convincono molto, anche se... Allora, innanzitutto, non mi sono spoilerato niente. Non so com'è il gioco, non so niente, perché ho visto tanti altri youtuber che hanno fatto dei video, che comunque hanno iniziato serie. Però non mi importa, io lo voglio giocare assolutamente con voi. Ma i sottotitoli un po' più piccoli, no? Non mi importa. È sempre meglio non fare troppe domande. Ok. Sveglia bella. Ancora un po' e ci restava secco, non è vero? Più o meno. Vuoi fare un altro giro? No. Che cavolo me lo chiedi a fare se voglio fare un altro giro, se poi il giro me lo fai fare uguale? Mannaggia. Io comunque io so poco e niente di sto gioco. Anzi, praticamente non so quasi niente. Torniamo dopo a dargli un'altra ripassata. Va bene? Dai, forza. Tirati su. Tirati su. Quindi praticamente siamo dei prigionieri. Che non ho capito ovviamente di cosa, non ne ho proprio la più pallida idea. Tra l'altro non ve l'ho detto, sto registrando a mezzanotte e mezza luna di notte, perché vi voglio assolutamente portare sto video, assolutamente. Mi dormo, bello. È l'ora del bagno mattutino, mi dà. Che palle! Un'altra volta! Ma per bagno mattutino intendi le papere? Madonna, che bella grafica, perciò che almeno le cazzine sono veramente belle. Poi vediamo il gioco, Una questo volta cavaliere. Non credo che resisterà molto a lungo. Forza, animo. Ancora qualche passo. Di nuovo, porca troia. Vedi, non è stata poi così dura, no? E si ricomincia. Praticamente so torture, questo c'è poco da fa. Cioè, so torture. Sei pronto? Questa cosa serve a te, rimettilo dentro. Ma che cosa si stanno inventando? Oh! L'avete visto il chiodo che si sta togliendo? Tutto il giorno. Triangolo? Andiamo. Cosa? Oh! Bam! Sacco di merda. Ah, che figo! X. AX. Porca! Oh, vai! E mi sbaglio con l'Xbox, non ci posso fare niente. Vai! Mamma mia, che goduria! Madonna mia. Ancora stavo premendo senza che me lo dicesse. Comunque,
Mo quest'altra? Ah, la chiave! Fallo coi piedi! Coi piedi! Coi piedi! Ma... Ah, vabbè, ci sei arrivato uguale. Io avrei fatto coi piedi comunque. Vabbè. Ottimo. Ci siamo. Ah, questo non te l'aspettavi, eh? Non te l'aspettavi che stavi là, eh? Allora, io spero che la luminosità vada bene. Aia! Ho abbassato un pochino i gamma, perché non vorrei che poi il video si vede grigio su YouTube, eh? Non vorrei mai. Oh. Non prima di domani. Zitto. Zitto. La grafica non delude, eh. Io me l'ero immaginata così. La grafica non mi sta deludendo per niente. Ma che cazzo premo L3 per correre più veloce? Si è accappottato subito appena ho premuto. Mamma mia. Ah, mi sembra il gobbo di Notre Dame. Aio. Poi comunque se si vede un pochino più basso, cioè più scuro, poi la prossima volta sistemo, non vi preoccupate, eh. Ok, che cos'è una pistola? La pistola. Usa L per analizzare l'oggetto. Ah, ok. Ok. La solita fortuna. Vabbè, mo non sta a vedere, eh. Io ho visto un sacco di bossali qua. Bossali. Ho visto un sacco di bossali. Che devo fare qui? Pronto? Ah, me ne devo andare per di qua. Lo so, Ma porca puttana. Guarda che ci trovano. Io te lo dico, guarda che ci trovano. Non mi fido. Giacomo Antò, non mi fido. Che poi se o l'hanno catturato i nemici. Potrebbe anche essere, ragazzi, eh. Però la grafica è mi entusiasma. Vi giuro, mi entusiasma. Nessuno, lascia perdere. Rimani là, non te muove. Muovi L a sinistra e poi premi cerchio per spostarti. Oh! Ma che è un lupo? Che cos'è? Oh, uno. Oh, cazzo. Porca troia. Ma sai che è un lupo mannaro? Madonna mia. Senti. Andiamo. Devi andare. Madonna, raga, stiamo a pezzi. Non si muove praticamente più questo. Madonna, sembra da star a vedere un film, ragazzi. Aia. Mani in alto. Tante scarica. Va bene, amico. Zio, non te muove. Non ti muovere. Non fiatare. È carica, eh. Dentro. E chiudi. Ok. Perché non ne parliamo, eh? Certo. Sei tu, non è vero? Chi? Quel prigioniero di cui tutti parlano. C'è solo un modo per uscire da qui.
Morti, e tu lo sai già. Ti pentirai di aver lasciato le catacombe. Tappati la bocca. Va bene. D'accordo, è il tuo funerale, non il mio. Morti, che intendi? Muoviti. Non ho capito cosa intende. Ah, no, per uscire da qua morti, forse. Sparate. È armato! È armato! Siamo all'ordine di aprire il fuoco! Ecco, pietra under culo. Oh, dammi la pistola, è mia! Tacci tu, Era senza niente, caro. Aia, però, aia. Che devo fare? Ah, sì? Un po' scomodo, Almeno... Beh, oddio, neanche tanto, però. No, ragazzo, mi dispiace, mi hai fatto il grandissimo stronzo. Mamma mia, è un film. È un film, ragazzi. Questa è pompa. Arrenditi subito, monsieur. Il prossimo colpo non sarà di avvertimento. Va bene, monsieur. Mi arrendo. E invece. Questo uomo c'ha una forza di volontà impressionante, Triangolo. Soprattutto! Ma che dici? Non c'è nessuno sopra te. Tieni le mani in vista. Ma porca puttana. Partita chiusa, Galahad. Arrenditi ora. Con quali armi fighissime? Mani in alto. Sulle mani. Gray. Non farlo. Triangolo. Arrenditi. Ah, tengo triangolo. È un film, ragazzi. Hai tradito il nostro ordine. Nessuno può sottrarsi alla pena. Dimenticate, Lord Cancelliere, che io sono già un uomo morto. Galahad! Ma no, perché pensavo che fossero due fazioni differenti quelle che mi volevano prendere. Almeno così pensavo. Ragazzi, ma sto gioco è un film. Ora, sicuramente ci saranno altre parti d'azione dove potremo fare altro. Questa era più che altro una cosa un po' pilotata. Ma bello! Ah, e mo siamo tornati indietro nel tempo. Senti, qui è il comando. Ti ricevo, Percival. Ti fai una bella passeggiata al parco, eh? Niente come la brezza mattutina di Londra ti schiarisce le idee. Mi duole interrompere la tua meditazione, ma abbiamo la conferma di bersagli multipli a Grosvenor Square. I nostri ordini? Ricongiungiti alla sede delle Indie Unite con i Grey nella Fayette e neutralizza la minaccia. Riesci a vederla? Come no? C'ho la... Sta a vedere. Dov'è la Fayette della... Ah, eccola. Ce l'ho. Là? Ah, L2 è questo. È di fronte a me. Vai. Bene. Valuta la situazione una volta là e procedi con cautela. E Nicola ti ha fornito delle armi? Sì. Un SXM2 Falchion. Bene. La modalità secondaria del Falchion può servire. Ok. Guardate come posso analizzare l'arma. È bellissimo. Possono anche essere dei pazzi, ma sono comunque dei civili. Consiglio l'uso di mezzi non letali. Ricevuto. Ci raggiungerai? Ho una questioncina di cui occuparmi. Ci sentiamo dopo. Va bene, è stato Mi muovo un piacere. Subito. Passo e chiudo. Ok. Signori! Vediamo che dice. Oh, mamma mia, questo è il gioco. Signori, che dire?
C'ho i brividi, sto gioco promette da morire. Questa sarà una serie, a prescindere da quello che mi direte, da quello che ci sarà, pubblicioni, visual, non me ne fotte proprio. Stasera ce la portiamo tutta sul canale. Probabilmente questo video lo vedrete a pranzo e la sera ci sarà il seguito di The Order. Voglio un attimo spingere e recuperare almeno un altro quarto d'ora per rimettermi a paro con gli altri youtuber. Signori, se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete e al prossimo appuntamento col vostro Ciccio 89. Ciao ciao!